Non faccia così. Le ho detto di stare fermo. Ma fa male. Se stesse fermo, le farebbe meno male. Beh, se non fosse fuggita, questo non sarebbe successo. Se non mi avesse spaventata, io non sarei fuggita. E lei non sarebbe dovuta andare nell'ala ovest. Beh, allora dovrebbe imparare a controllarsi. Ora stia fermo. Brucerà un pochino. A proposito, grazie per avermi salvato la vita. È stato bello vederti. Vedi, ci sono tante, troppe foto di te e troppi film. Tu mi lasceresti e io rimarrei fregato, per dirla tutta. È un no bello deciso, vero? Io vivo a Notting Hill, tu vivi a Beverly Hills. Tutto il mondo sa chi sei. Bene, ottima decisione. Ottima decisione. La faccenda della fama non è una cosa reale, sai? E non dimenticare che sono anche una semplice ragazza che sta di fronte a un ragazzo e gli sta chiedendo di amarla. Ho sentito uno strano rumore. Era una specie di grido come la voce di un bambino. E che hai fatto? Sono andata di sotto, fuori. Avevo tanta paura a guardare dentro, ma dovevo. E che hai visto, Clarice? Che hai visto? Gli agnelli. Stavano urlando. Stavano macellando gli agnellini? Urlavano come pazzi. Prima ho tentato di liberarli. Ho aperto il cancello del loro recinto, ma non scappavano, rimanevano lì. Ne presi uno e corsi via il più velocemente possibile. Non avevo cibo né acqua e faceva molto freddo, molto freddo. Pensavo che potevo salvarne almeno uno, ma era pesante. Riuscii a fare solo qualche miglio. Lo sceriffo mi trova subito. Il proprietario era così in collera che mi mandò a vivere all'orfanotrofio luterano a Bosman. Non vidi mai più il ranch. La matematica è l'unico linguaggio veramente universale, senatore. E non è una coincidenza che usino i numeri primi. Non ho capito. Numeri primi? Cioè numeri interi divisibili solo per se stessi o per l'unità? Ecco, pensiamo che sia, che possa essere un radiofaro, una specie di annuncio per richiamare la nostra attenzione. Il segnale di oggi è stato trasmesso 26 anni fa. Dottoressa Harroway. Scusami, lei chi è? Michael Kitts, consigliere per la sicurezza nazionale. Dottoressa, mi permette di dirle che la sua reputazione... Senta, prima può chiedere a quei signori armati di aspettare fuori? Questa è ancora un'installazione civile. Sa cosa sta insinuando, comandante? Sta insinuando che ho immaginato di averla portata a bordo e che ora sto fingendo di averla persa. Secondo lei ha un senso? Perché avrei fatto una cosa del genere? Non sono ubriaca né drogata e non sto cercando di attirare l'attenzione. Ci sono delle procedure da seguire. Dopo l'11 settembre, se un pilota scopre una lista passeggeri imprecisa, deve far atterrare subito l'aereo. La presenza di un orsacchiotto non è indice di una lista passeggeri imprecisa. Ma imprecisa, glielo sto dicendo. E questo significa che deve perquisire l'aereo da cima a fondo come se fosse scomparsa sua figlia. New York, la città più sicura del mondo. Ma è orribile avere paura di un luogo amato e vedere un angolo che conoscevi così bene e spaventarti con la sua ombra. Non avevo mai capito come si potesse vivere nella paura. Paura di rincasare nel buio sole. Credevo che la paura appartenesse ad altre persone. Persone più deboli. Non l'avevo mai avuta. E ora ce l'ho dentro. Dopo il divorzio, che ho considerato limitato, inconcludente, niente di speciale per riuscire a farti entrare in quella scatolina e potermi alzare dal letto tutte le mattine. Ma ora ti devo far uscire dalla scatolina, perché devo poter credere che tu ce la farai, che salverai mio fratello. Devi essere un dio, solo per oggi. Sì, un dio. Farsen, Farsen! Maestà, mi dispiace per l'altro giorno. No, avete fatto bene a dirmelo, Farsen, anche se mi addolora molto non rivedervi più. Mio padre è molto avanti negli anni e mi vorrebbe vicino a lui. Sì, certo, certo, capisco. Vi manderò un nostro dono in occasione del vostro matrimonio. Vi sono molto grato, maestà. Conte di Farsen, siate felice. Questo è un addio. Adesso c'è una donna che stringerete a voi con le vostre forti braccia. È terribile, Farsen. Mi
niente allora pensare che voi avrete per sempre al vostro fianco una donna con la quale dividere la vita. L'ho lasciato, mamma. Era impossibile andare avanti così. Adesso sto bene. Staremo bene. Sei bellissima. Cosa ti ha fatto? Ormai non è più importante. Te la caverai da sola? Sì, mamma. Ho trovato un lavoro. Riesco a mantenermi. E ho un amico. Insegna recitazione al college di Cedar Falls. Volevo dirti che ho supervisionato l'operato degli agenti, ho diretto l'operazione, insomma, li ho tenuti d'occhio. Sì, supervisionato. Supervisionato, sì signore. Senti Ashburn, non so se tu sei la persona giusta per questo posto. Come, scusa, io merito questo posto. Seguimi. Non capisco, ho risolto più casi io di qualsiasi altro agente qui. Dove ho sbagliato? Beh, nessuno di loro ha preso il killer di Red Falls. Sa come si gioca? Piccino, piccino, piccolo. Potere. Levi il pacioc, vero? Come vanno mamma e papà? Meglio ora, stanno per essere vendicati. Perché Voldemort voleva che io venissi a prenderla? Osi pronunciare il suo nome? Tu, l'orrido mezzo sangue! Lo so che non dovrei dirtelo, però credo... credo che mi tirerò fuori da questa storia. Davvero? Questo non è da te, Peters. Non lo è neanche ballare la polca sugli ascensori per schivare i proiettili. A me piace il mio lavoro e anche questo reportage mi piace, è appassionante, però credo di non essere tagliata per il genere arma letale, capisci? Tutto sommato ho ancora una vita davanti. E a dire la verità, questa faccenda ha preso una piega esagerata, è troppo pericoloso. Non ti voglio più vedere. Cosa? Guarda che così non li riporti mica indietro. Non voglio riportare indietro un accidente di nessuno, a parte me stessa. C'è stato un momento che ho pensato che fossi un tipo speciale. Dato che non la vediamo più allo stesso modo, spara la TV, fa esplodere la lavatrice o quello che ti pare. Ma non tornare più a scuola e non cercarmi mai più. Il mio terapista mi conosce intimamente. Sei andata a letto con lui? No. Scusami, era proprio questo che intendevo dire. Voglio dire, qualcuno con cui c'è stato del sesso. Io credo che il sesso sia sopravvalutato. Secondo me la gente gli dà troppa importanza. Questo fatto che le donne lo vorrebbero fare quanto gli uomini è una stronzata. Credo che le donne desiderino farlo, ma non per la ragione che pensano gli uomini. Mi sento così confusa. Riesci a capire quello che dico? Sì. No. Più su, il gomito. Ora puoi stenderti, dormirai un po'. Josephine? Sì. Esiste un sistema codificato tra l'ambasciatore e le sue guardie. Ma ce l'abbiamo il codice. L'hanno cambiato la settimana scorsa. Cosa facciamo? Ci fermiamo? Resta in linea, mi informo. No, la missione va avanti. Che significa? Ti manderemo un eliminatore. Senti, è la mia missione. Sono quasi 6 mesi che io... Gli ordini sono ordini. Devi eseguirli. La missione prosegue dalla precedenza su ogni altra azione. Lo sai che ci faccio col tuo eliminatore? Sono rimasta incinta. Non ero sicura di quale dei due. Non è che fossi pazza o andassi con un tizio differente ogni notte. No, li conoscevo tutti e due. E solo che emotivamente non ero coinvolta sul serio con nessuno dei due. Anche se mi piacevano tutti e due, e tanto. Il che però rendeva tutto più confuso a livello personale, capisci? Uh-huh. Cioè cercare di capire la morale di tutta la faccenda e... Finalmente ho avuto questo aborto completamente da sola. Non l'ho detto a nessuno, nemmeno alle mie amiche. E sono andata più o meno fuori di testa. Vorrei essere un uccello. Alcuni vecchi della riserva pensavano che le persone potessero trasformarsi in animali. Vorrei poterlo fare. Se fossi un uccello, volerei in Florida, a Disney World. Ho sempre desiderato andarci. E forse dopo volerei a New York, poi a St. Louis e su tutto il Texas. Dopo volerei in California. E con questo avrei visto tutto e potrei morire. Gentile Alex Rover, la mia spedizione sul vulcano è stata un disastro. Ho fatto un bel volo dalla montagna e ora ho un brutto taglio di 10 centimetri sulla gamba. Oddio, colpa mia.
È tutta gonfia e per di più si è anche infettata. Postscriptum. Cosa devo fare con una ferita di 10 centimetri che si è infettata? Cosa farei io? Gentile Nima, la cosa più importante è tenere sempre pulita e asciutta la ferita. Sono una bambina di 11 anni e mio padre è disperso in mare da giorni. La mia gamba sanguina ed è gonfia. E i bucanieri vogliono impadronirsi dell'isola, Nim. Cosa posso fare io, Nim? Vieni. Mi dispiace. Lo vorrei tanto, sul serio, ma io soffro di una forma latente di agorafobia.